Più grill e meno grilli. Parte dalla Puglia la rivolta contro la carne sintetica. Se ne è discusso nel talk La carne dal produttore al consumatore tra qualità e sostenibilità nella sede di Delizie della Carne di Trani. Noi vogliamo innanzitutto diffondere la qualità nostra della Puglia sul cibo non sintetico, però speriamo che questo non sia diffuso a livello nazionale, perché dobbiamo evitare, oltre alla bella iniziativa fatta dal Consiglio regionale della Regione Puglia, di importarlo il cibo sintetico, perché è vero che noi produciamo un ottimo cibo di origine animale, però dobbiamo stare attenti sempre a non importare tutto quello di sintetico che ci verrà propinato veramente da altre industrie che fuori nazione si stanno adoperando affinché questo venga poi distribuito nella nostra Italia. Noi abbiamo appunto un settore del veterinario nostro, l'area B, che si occupa appunto di controllare la qualità del cibo e quindi possiamo stare veramente molto tranquilli. Il servizio veterinario di area B fa parte del Dipartimento di Prevenzione e si occupa del controllo igienico-sanitario delle imprese alimentari, esercizi commerciali, stabilimenti produttivi che trasformano, producono, distribuiscono, commercializzano alimenti di origine animale, al fine di garantire la sicurezza alimentare e tutelare ovviamente la salute dei consumatori. Gli addetti ai controlli, nell'ambito delle attività di controllo, svolgono anche altre importanti azioni, secondo me, che sono quelle di promuovere buone pratiche di lavoro, buone pratiche igieniche, fornendo anche indicazioni agli operatori del settore per un loro continuo miglioramento. La situazione è sotto controllo, nel senso che quando abbiamo esiti di non conformità, si prendono i provvedimenti per risolvere queste non conformità. In caso di non conformità gravi, gli stabilimenti vengono sospesi, le produzioni vengono sospese. C'è anche un'attività di polizia giudiziaria che viene fatta, anche con il supporto dei carabinieri del NAS quando necessario.